un grande piacere poter introdurre questo incontro perché, come qualche volta accade, e accade molto spesso quando siamo nell'ambito della musica jazz, succedono degli eventi che producono iniziative di cui poi siamo molto orgogliosi, come in questo caso, di poterveli proporre. Il maestro Intra qualche mese fa ci ha detto: ma perché non impostiamo un'attività per i nostri ragazzi insieme a Enzo Iannacci? La mia risposta è stata: perché sarà molto difficile che Enzo Iannacci si interessi a lui. Lui mi ha detto: questo non preoccuparti, di questo me ne occupo io. E ho rischiato. E ha rischiato, e quindi abbiamo cominciato a immaginare quali potevano essere tutti gli elementi di interesse reciproci per poter avviare questa collaborazione, che davvero per noi è un grande onore poter dire che da quest'anno si inaugura, e abbiamo cercato però di costruirla insieme, ma che però comincia come un percorso formativo che sta a pieno titolo in quelle che sono le linee guida che il Comune ci ha dato e che l'assessore Mascaretti ci ricorda puntualmente ogni volta, e come dire, per noi è sempre importante focalizzare che le attività che facciamo sono veramente coerenti a quello che l'amministrazione comunale che ci ha costituito e che ci finanzia ci chiede di fare, e che danno ai nostri studenti la possibilità di avere maggiori chance da spendere nel mondo del lavoro. Credo che questo percorso di ciclo di opere incontri con Enzo Iannacci sia una grande opportunità per tutti quelli che parteciperanno. Io stavo pensando al tema del lavoro e mi viene in mente una canzone di un po' di tempo fa che si chiama La Costruzione, in cui la storia, se non ricordo male, era quella di un lavoratore che perde la vita. Quindi un tema importantissimo che dopo spesso dimentichiamo, che è quello invece delle morti bianche, un tema che invece è stato ancora importante che Enzo Iannacci non hanno mai dimenticato, anzi su questo hanno scritto delle canzoni bellissime come La Costruzione, e che ci ricordano e ci consentono di non dimenticare mai quanto a volte il lavoro, da una cosa talmente positiva, possa diventare una tragedia. Bene, allora questa iniziativa è quella di presentare la canzone, che di solito è sempre marginata, la canzone non è musica. Ma poi cosa c'entra la canzone con il jazz? Come no? C'entra. Le canzoni cantate, i blues cantati da James Brown, cantati da Ray Charles, raccontavano storie in pillola di gente che lavorava, di gente che moriva, di gente emarginata. E queste sono le canzoni e il fil rouge di Enzo Iannacci che ha seguito nella sua produzione. Iannacci è sempre stato un po' così, visto come, posso dire, tra virgolette, il saltimbanco della situazione, come faceva divertire. E no, se voi analizzate e seguite attentamente i testi di Iannacci, c'è da pensare, sono testi veramente che vanno rivisti. Ecco perché a noi è venuta questa idea di trasmettere le esperienze di Enzo, ne ha moltissime, anche le mie, attraverso il jazz. Faremo in modo di raggiungere uno stadio di grandissimo livello, come ipertrofia, cioè aumento della capacità in ogni uomo, in ogni ragazzo, in ogni persona che si avvicina a queste che ti ascolto, perché io porto il patrimonio dei miei padri, porto il patrimonio di gente che ho visto lavorare, ho visto cadere nell'alcol o piuttosto cadere al primo piano, e quindi farà parte di una riduzione di tutta quella che è la cultura popolare, che deve essere tramandata, se no non si deve, certo, tra 2 o 3 anni potremo parlare che si parlerà solo per l'internet. Bene, ma se pretendono di parlare con gli Stati Uniti, dove non c'è cultura popolare e si tramanda solamente, ti mando una mail, non so neanche quale le mail, ti mando click, like, eccetera, dicono delle parole appese a un filo dove per attivarsi mi cade giù. Non dico per sapere parlare in italiano, sapere la sua in inglese, ma perlomeno sapere cosa stai dicendo.
cui le tecnologie sono molto importanti, è stata parte della scuola, dello studio, della cultura popolare. Quindi i ragazzi saranno una specie di transfer attraverso loro, attraverso tutti gli altri che verranno per conto loro, perché quando si metteranno a parlare, non si potrà più scrivere, a leggere, cioè la versione orale, la versione scritta non sarà più di moda, però loro si potranno trovare i loro figli davanti a un monoscopio, davanti a un affare, computer, internet, a poter parlare per tramandare quello che io, Enrico, l'assessore, la dottoressa Legale, cioè, hanno fatto per loro durante tutta la vita. Questo secondo me era quello importante, che attraverso loro il lavoro, la poesia, l'ambiente, la finanza, l'economia, tantissime altre cose, la matematica normale, l'aritmetica spaziale, diventeranno cose possibili da dire internet. Se no, si direbbe che finito di scrivere, finito di svolgere un tema più o meno interessante, sarebbe finita lì. Invece andrà avanti. Il nostro lavoro che stiamo facendo in Accademia, nell'Accademia Internazionale della Musica, anche in base agli indirizzi dell'assessorato, della nostra direzione generale, allo sforzo che anche che con gli altri colleghi stiamo facendo, è quello di rendere veramente sempre più attuale la nostra proposta formativa, integrandola con quello che è il meglio rispetto all'innovazione. Allora, questi incontri con la musica, con la canzone, importantissimi che vengono fatti con il maestro Iannacci e con il maestro Intra, il maestro Melchiore e Tadini sulla nuova tecnologia, permetteranno di acquisire gli strumenti affinché l'improvvisazione, che è qualcosa che viene in simultanea, può interagire rispetto alla nuova tecnologia. Quindi si possono creare delle cose veramente in simultanea utilizzando i nuovi strumenti, quindi il computer, eccetera, che naturalmente raccontano delle storie in realtà, come diceva prima il maestro Iannacci, raccontano delle storie che sono il background di una vita e a mio avviso a impossessarsi, avere una cognizione tecnica di quello che succede ci permette veramente di usare la tecnologia nel migliore dei modi. Sì, è stato tutto un percorso che parte dal jazz, quindi che parte dal blues, con dei testi che parlano del lavoro, quindi si evolve il jazz e è arrivato in questo momento a confrontarsi con la musica elettronica. Quindi un lavoro didattico particolare, originale, dall'esperienza al fare. Come del resto si fa nella musica, la cosa più importante è musica insieme. Le cose che si fanno insieme sono le cose più importanti.